Ciao a tutti amici in questa nuova storia. Questa volta abbiamo Roberta, madre di un figlio disabile, che ha scoperto delle cose scioccanti proprio grazie ai segnali che quest'ultimo ha continuato a darle ogni singolo giorno. Per scoprire di più su questa storia, seguitemi dall'inizio alla fine e preparatevi perché ne sentirete davvero tante. Ciao, io sono Roberta e ho 45 anni ad oggi, con un figlio disabile di 20 di nome Luca. La mia storia è simile a quella di altre madri, penso, madri di figli disabili. Figli che richiedono particolari attenzioni e spero possa aiutarle a superare momenti difficili leggendo i segnali che i nostri figli, nonostante i problemi di comunicazione, possono inviarci. Se non fosse stato per lui, la mia vita sarebbe andata sull'orlo del fallimento, immagino. Lasciate che vi racconti bene dall'inizio. Io e mio marito Carlo stavamo insieme da molto ormai. Ci siamo conosciuti alle superiori e tra vari tira e molla ci siamo ritrovati di nuovo alla fine insieme. Lui è sempre stato uno spirito libero, possiamo dire, e le prime volte che ci siamo mollati era perché voleva i suoi spazi e provare nuove avventure con persone nuove. C'è una cosa che non mi dimenticherò mai, per esempio. In terza superiore mi aveva proposto di prenderci una pausa perché voleva andare a conoscere una persona in un altro paese. Ci rimasi molto male, ma alla fine annullò quel viaggio e rimanemmo insieme, per mollarci poi più avanti in realtà. Insomma, i tira e molla. A volte lo amavo e altre volte lo odiavo, ma infine da adulti tutto è cambiato. Sia io che lui abbiamo imparato ad essere più stabili, in special modo lui, che non voleva più saperne di relazioni o cose del genere all'infuori della nostra. Così all'età di 20 anni ci siamo sposati. Ai tempi si faceva e siamo perfino andati ad abitare insieme dopo pochi anni. Infine abbiamo avuto la bella notizia. Avremmo avuto un figlio. In quei 5 anni io mi ero trovata benissimo con mio marito e i nostri lavori ci permettevano di avere tutto il necessario e vivere bene. Così piano piano abbiamo avuto questa idea, cioè di avere un figlio. Nonostante all'inizio lui non fosse d'accordissimo e sicuro, ci siamo confrontati più e più volte e abbiamo capito che era la scelta migliore. Avrebbe aiutato anche noi a maturare e conoscere un mondo nuovo, quello della genitorialità. Ma fin dai primi tempi il medico ci ha detto che qualcosa non andava. I primi 2 mesi non era sicuro perché nulla si era formato, ma poi andando avanti e arrivando al 6° mese, era ormai chiaro che Luca sarebbe stato diverso dagli altri bambini. Io e mio marito ci siamo parlati, abbiamo discusso molte volte. Lui non riusciva ad accettare un bambino con problemi, anche se non ci era stato chiarito quale fosse il problema. Io invece non ci vedevo nulla di male, avremmo dovuto faticare di più, ma non mi pentivo di niente. Così, per i mesi successivi, quasi abbiamo smesso di parlare. C'era molta tensione nell'aria e lui voleva sapere il prima possibile che problemi avrebbe avuto il bambino. Infine, al 9° mese, siamo arrivati alla risposta. Quel giorno era tornato da lavoro velocemente mio marito, per portarmi in ospedale. Con l'ambulanza avremmo inutilmente tardato e l'ospedale era a 10 minuti da casa. In questo modo comunque tutto è filato liscio con i medici e gli infermieri che sono stati molto bravi e competenti. Poi uno dei medici infine mi ha spiegato tutto. Nostro figlio avrebbe perso piano piano le sue capacità motorie e l'uso della parola e avrebbe avuto sempre più problemi a comprendere il mondo attorno a lui. Piansi sentendo all'inizio di tutto ciò, ma poi mi ricomposi per non mostrare troppo la mia debolezza. Mio marito fece lo stesso, sembrava gli fosse caduto addosso un macigno, ma anche lui si riprese prima possibile. Dovevamo farci forza. E poi, tenere in braccio quel piccolo ci aveva cambiati, o almeno io mi sentivo diversa. Il suo sorriso angelico mi ricordava le cose più belle del mondo e mi faceva sperare comunque in un bel futuro. Da lì siamo tornati a casa qualche giorno più tardi, stanchi, io e mio figlio. Invece Carlo era già ritornato da un po', per andare a lavorare. Così la nostra nuova vita ha inizio. Non fu semplice, per niente. Fin da piccolo Luca era diverso, a volte non piangeva anche quando aveva bisogno di qualcosa. Pensate che una volta, quando aveva circa 7 anni, abbiamo scoperto che aveva la febbre, ma lui diceva di non sentire niente. O meglio, cercava di farci capire che stava bene, mentre in realtà il suo corpo si stava distruggendo. E questa cosa del non sentire bene i propri problemi era un'altra cosa ancora, un'altra malattia. Dovevamo stare attenti e intuire tutto noi per lui. All'età di 15 anni le cose erano cambiate molto. Luca aveva smesso di camminare come avevano detto i medici, ma abbiamo trovato una sedia a rotelle per lui. Dicevano anche che non avrebbe più potuto comunicare con noi in nessun modo. Ma in realtà aveva molta mobilità, possiamo dire, da poter utilizzare ancora. Faceva tanti gesti e noi lo capivamo così. O comunque a volte cercavamo di intuire le sue intenzioni. A volte quando voleva qualcosa allungava tipo il braccio e provava a dire la parola, anche se non con grande successo.
Non sapevamo quando doveva andare in bagno, quindi gli mettevamo i pannolini, ma a volte, quando il pannolino era sporco, cercava di farcelo capire lamentandosi e facendo un po' diversi particolari che solo noi capivamo. Ma un giorno, quando sono tornata a casa da lavoro, la badante ha detto che stava facendo gesti che nemmeno lei comprendeva. Avevamo una persona che si occupava di lui mentre io e mio marito eravamo via. O meglio, eravamo a lavorare. A volte era mia madre. Oppure quella di Carlo a occuparsi di Luca, ma spesso ci rivolgevamo a questa simpatica signora ispanica che ci dava una mano. Lei era con noi da circa 2 anni, ma non comprendeva bene cosa stesse succedendo negli ultimi mesi. Faceva incomprensibili gesti anche per noi. Eravamo molto preoccupati e ogni sera io e mio marito discutevamo su come capire quei gesti. Ogni volta che tornavamo a casa, stavamo lì seduti a cercare di comprenderlo. Lui indicava qualcosa nella stanza, di sopra, e poi si avvolgeva le braccia intorno, come ad abbracciarsi da solo. Io pensavo che forse gli mancasse l'affetto, ma non era questo. Ho cercato quindi di capire la situazione, ma ad un certo punto mio marito si è arrabbiato e ha detto che non dovevamo più indagare e che stavamo diventando paranoici per nulla. In effetti non aveva tutti i torti, eravamo molto preoccupati, però lui stava benissimo fisicamente e ogni giorno non facevamo altro che pensare a quegli strani gesti. Eppure la mia intuizione mi diceva che dovevo indagare ancora. E poi sapete un'altra cosa strana? Faceva solo davanti a me quei versi e quei gesti. Con Carlo no, e nemmeno con la badante. E quindi trovai un'idea. Decisi di mettere una telecamera di sicurezza senza dirlo a nessuno. Anzi, una camera spia, di quelle piccole che si possono inserire ovunque. Volevo vederci chiaro. Ero spaventata. In quel periodo mi chiedevo, non è che la badante stava facendo qualcosa a mio figlio? Eppure mi sembrava strano, lei sembrava sempre così amichevole e gentile. In più ci era stata raccomandata da alcune persone che hanno avuto ottime esperienze. Comunque sì, ho fatto passare circa una settimana per sicurezza, salvando i video della camera spia in un hard disk in modo da vederli con calma una sera di nascosto. Sicuramente mio marito non l'avrebbe presa bene, pensai in quel periodo, e quindi dissi che era meglio se li avessi visti tra me e me. Arrivati al weekend mi presi i miei tempi. Dissi a mio marito di andare da solo a fare una passeggiata, portando anche Luca perché io non mi sentivo bene. In camera da sola cominciai a spulciare i video. All'inizio nulla di che, tutte scene normalissime, la badante era gentile e premurosa. Anzi, Luca rideva tanto con lei. Ma poi ad un certo punto entrò in casa mio marito. Era mezzogiorno e pensavo che lui mangiasse a lavoro e che rimanesse lì per 2 ore. Entrato disse alla badante di andare via per circa 2 ore. C'era anche l'audio, quindi potevo sentire tutto. Avevo posizionato la telecamera in salotto in un comodino dentro un vaso di fiori, quindi sentivo tutto proprio perfettamente. Dopo che ebbe mandato via la badante, successe un'altra cosa. Mio marito era sparito dalla telecamera. Sentì la porta della casa chiudersi e lì pensai, come sta abbandonando nostro figlio da solo, ma dopo 5 minuti era rientrato. Però in quel momento il mio cuore smise quasi di battere. Aveva una donna per mano che era entrata e aveva anche salutato mio figlio come se lo conoscesse. Gli aveva toccato la fronte. Luca però non sembrava contento di essere toccato da lei. Dopodiché quello che ho sentito è stato veramente brutto. Stavano andando su al secondo piano dicendosi cose veramente sconce e sono usciti un'ora dopo. Si tenevano ancora per mano e si baciavano. Ora avevo compreso tutto quanto. Mio marito mi stava tradendo ed era per quello che non voleva che continuasse a indagare. Luca mi stava avvertendo usando quei gesti simbolici e indicando la stanza di sopra. Ero devastata e mi misi a piangere cercando di soffocare però quel pianto. Non si meritava le mie lacrime. Sapevo che era un'anima libera, ma pensavo avesse smesso con queste cose. La verità è che una volta, sapete, l'avevo mollato perché mi aveva tradito. Esatto, eppure l'avevo anche perdonato, ma sono stata stupida e ingenua. La badante era tornata dopo 2 orette e lui era tornato a lavoro. A quanto pare lui diceva alla badante di non dirmi niente e che comunque io sapevo già di questa cosa, mentre non era vero. Dopodiché mi sono confrontata con lui la sera quel giorno. All'inizio ha negato tutto, ma poi mi ha raccontato la verità. In realtà mi stava tradendo da molto tempo, perché non ce la faceva a stare dietro a nostro figlio. La vita gli sembrava svanire davanti agli occhi per via delle troppe responsabilità. E qui io cosa dovrei dire? A quanto pare ero l'unica a sopportare e mettercela tutta. Anzi, non a sopportare, ad amare veramente nostro figlio. Carlo invece voleva solo andarsene. Gli ho detto quindi che avrei chiesto il divorzio, ma non voleva perché sapeva che avrebbe dovuto pagare una grossa somma ogni mese. Io però gli dissi che potevamo arrivare a un compromesso in modo da non lasciarlo sotto un ponte. Non ero così cattiva. Non volevo che morisse di fame per dare il suo stipendio a noi. In questo modo c'è stato il divorzio alla fine. Ancora oggi ricevo una piccola parte di ciò che guadagna, ma non troppo.
A volte lui torna piangendo perché vorrebbe di nuovo la sua vecchia vita con me. A quanto pare l'amante l'ha mollato poco dopo e non riesce ad avere relazioni stabili. Anzi, dice che gli manchiamo. Mentalmente dice di essere devastato, ma ovviamente non tornerà mai più qua. Spesso dice che gli manca suo figlio, ma scusatemi, ci credo poco. Con questo concludiamo anche per oggi. Auguro il meglio a Roberta e suo figlio in modo che possano vivere una vita serena il più possibile, trovando magari la persona giusta un giorno. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti.